I Lakers possono avere, i Lakers stanno fra due anni a contratto soltanto Nash, assumendo che Howard confermi, hanno contratto Nash e non hanno, se non hanno Christian quest'anno Ronald Test, potrebbero avere tutto lo spazio salariale che vogliono e sono i Lakers, quindi possono pigliare due o tre grandi giocatori. Secondo me i Lakers, per i soldi che hanno, la location da cui vengono e come sono gestiti salarialmente, se anche facessero un anno di purgatorio, entro due anni hanno una squadra con almeno tre giocatori di vertice NBA. Piena di problemi. Tutti gli indizi a questo punto portano lì, e cioè che quando Brian smette, lui arriva lì. Speriamo che non si tratta. Le domande se ne erano già fatte. Hai parlato del viaggio a Los Angeles, ho avuto la possibilità di... Questo o quello di questo? Ho avuto la possibilità di cinguettare con Zeno Pisani, e ci ha svelato dove si è andato in realtà, quindi se lo vuoi dire anche gli altri a caso di chi si è andato. E l'altra sempre una curiosità, perché la domanda si era salita, Chicago ha preso bambini, quindi questi ti chiedono meno forza salariale per mantenere almeno dei bambini. L'altra curiosità sarebbe sempre altre che hanno scritte con le linee, quindi si è già detto come andrà a finire la Delonte West e la Magellan. Avete visto per l'intervista? Sì. Non lo so, io no. Com'è andata? Cioè? Ecco, quello sì. No, Marco era un ragazzo particolare. Io sinceramente non pensavo che avremmo fatto una cosa del genere, soltanto che quando è venuto per lo studio del pomeriggio mi è sembrata un'occasione straordinaria. Cioè, questa ragazza ha voglia di raccontare che così tanto cos'è realmente la diede all'interno. Una volta tanto che ce n'è uno che ti dice come cosa poi si comporta quel giocatore, cosa fa il spogliatoio, cosa si mangia, che cosa devi, cosa dicono i neri, tutto. Io facciamo una cosa, facciamo un'intervista atipica. E il problema è che a un certo punto, io non so neanche quando si è andato avanti, è arrivato uno con il sapete, ma scusate, è finita. Ah, perché è su 56 minuti? Ti basta. Ah, 50, scusate, e siamo andati via come avevamo iniziato, cioè una conversazione come se fosse questa. Se anche me l'avessi detto, non potrei dirlo. Ed effettivamente io sono un po' sorpreso, pur continuano a fare dei movimenti che non lo tengono in grande considerazione. Lui ci avrebbe tantissimo a restare perché quella è una grande organizzazione, guadagnerà di più se dovesse andare via altrove, ma secondo me quella squadra lì e quel contesto lì sono molto adatti a lui, e lui ha una sfacciataggine per giocare, siccome piace a Derrick Rose, che lo porta a capo. Mi sembra strano, però bisogna vedere, ecco, sinceramente se hanno scelto nel suo ruolo non mi preoccupa, mi aspettavo che fosse un ruolo diverso, evidentemente voi no, perché se non è un giocatore che proprio gioca come lui con le sue caratteristiche, ovunque vada gli ho promesso che l'anno prossimo lo vado a trovare, e se non mi va meglio però. Sì, allora no, però è stata a casa sua. Anche perché, raga, no, secondo me queste cose qua spesso finiscono su YouTube. Pensa se io lo traducesse, me la prenderei uno per uno, prima per me, ma poi me la prenderò uno per uno. E lo te spara, eh? Non è la mia. Dico io.